Ciao ragazze, eccomi tornata con un altro video, finalmente mi vedete abbronzata. Ebbene sì, sono tornata da pochi giorni dalle vacanze, ho fatto una settimana a Maiorca e mi sono rilassata tantissimo, ci voleva proprio. Ho preso colore, come vedete finalmente posso mettere il mio Vegas Volt che adoro, ma mi vedo bene solo con l'abbronzatura. Vegas Volt di MAC, regalo che mi è stato fatto. E niente, questo è un video che non ho mai girato fino ad ora e sono i prodotti che mi porto in vacanza, prodotti appunto per la cura, protezione solare, cura dei capelli eccetera, e di solito vi faccio solo i prodotti terminati di agosto, però adesso si sta togliendo il sole, io sto cambiando colore, però voglio farvi vedere appunto che cosa mi sono portata e dirvi anche come mi ci sono trovata con questi prodotti. Cominciamo. Comincio dalla cura dei capelli, perché voi sapete che io amo i capelli, amo curare i capelli. Quest'anno ho portato come shampoo e balsamo questi due, i miei alleati da anni e anni e anni, forse stanno 10 anni o anche più, che sono i miei alleati, ma questi prodotti, come vi ho già detto in altri video, non riesco più a trovarli. Mi è andata di fortuna che prima di partire, girando al mercato vicino a casa mia, ho trovato questo, che come vedete in lingua straniera non so dirvi neanche quale, è lo shampoo, questo qui, e l'ho trovato per 1 euro, ne ho comprati due, ce n'erano tre ma uno mi sembra mezzo vuoto, quindi ne ho presi due. E il profumo di cocco, che è una cosa fantastica, cioè veramente questo è il mio prodotto della vita. Peccato che la Sunsilk ha deciso di non farlo più, ma quando mi capita qualche bancarella o all'estero, se mi capita di trovarli, io li ricompro tutti quelli che ci sono, perché lo adoro questo prodotto. Ed è appunto questo shampoo con filtro UV della Sunsilk, lo uso da anni e mi ci trovo sempre bene, amo il profumo, per me il profumo di questo prodotto è l'estate, davvero è l'estate, e l'ho pagato 1 euro appunto perché l'ho trovato al mercato ed era in strasconto. E della stessa linea ho anche il dopo sole, questo qui è in italiano, l'avevo trovato da Limoni non so più quanti anni fa, probabilmente tantissimi, ne avevo fatto scorta, ne avevo comprati 3 o 4, infatti sto ancora utilizzando questo, però è l'ultimo balsamo che ho peccato, e è sempre uguale la profumazione, è sempre filtro UV, sta finendo purtroppo, e niente, questo l'avevo pagato, se non sbaglio, 1,99 2,99 euro, nello shampoo ce n'è 200 ml, idem nel balsamo. E per completare la serie ho anche questo qui, la crema dopo sole. Questa crema qui si mette a capelli bagnati, profuma, la profumazione è identica, è sempre della stessa linea, di questo ne ho ancora, quindi fortunatamente è un prodotto che riutilizzerò anche il prossimo anno perché ne ho ancora, e senza le sciacque, basta metterne poco, questo anche l'avevo acquistato da Limoni per 2,99 euro. E ahimè questa è una linea che non si trova più, io faccio un appello alla Sansi, vi prego fate di nuovo questa linea perché era fantastica, cioè io veramente se continuo a trovarlo ovunque li trovo io li compro, ne compro quantità e spero sempre di averne per il prossimo anno. Adesso avrò ancora uno shampoo e una crema dopo sole, purtroppo mi sa che non ho più balsami e per quello vedremo che cosa fare, se ne troverò altri. Comunque abbronzata mi vedo veramente bene, fatemi sapere se sono decente perlomeno, cioè io non mi abbronzo mai, ma una volta che mi abbronzo è fantastico per me. E niente, quindi per quanto riguarda i capelli, l'ultima cosa che ho portato è quest'olio che avevo acquistato alla L'Oreal, sicuramente avrete visto il video e se non avete visto il video andate a vederlo assolutamente, quindi andatevelo a vedere perché nell'All Colossal ne parlo appunto dove l'ho acquistato. Questo prezzo di listino viene sugli 11 euro, io l'ho preso per, se non sbaglio, 2,99 euro appunto alla L'Oreal, è della linea straordinaria per i capelli, questo è l'olio straordinario Summer Edition, 6 oli di fiori preziosi più filtro UV, rigenerante estate, protegge i capelli da cloro, sale e sabbia, reidrata e districa, protegge dall'inaridimento, lucentezza irresistibile. Io lo utilizzavo, cioè l'ho utilizzato in una settimana, questo è quello che si è consumato diciamo, lo utilizzavo sia la sera dopo la doccia appunto sui capelli umidi, dopo aver messo la crema dopo sole, sì, sui capelli metto un sacco di cose, e sia in spiaggia appunto prima di legarmi i capelli, perché io in spiaggia solitamente leggo i capelli, odio averli sciolti, e andavo a mettere appunto un pochettino 4-5 spruzzate come c'è scritto di questo olio qui, idem la sera, quindi 4-5 spruzzate, e questo è quello che è. Sicuramente me lo porterò avanti per un po' di tempo, l'unica cosa è che la confezione è in vetro, infatti ho rischiato in valigia perché
sapete che lanciano le valigie in aeroporto e quindi rischiavo che si rompesse, però fortunatamente è rimasto. Passiamo alle creme solari, quindi protezioni. Mi sono portata la 30VC, questa qui che avevo preso sempre nel video della L'Oreal, l'avete vista. E l'Ideal Soleil con SPF 30 fatta a bomboletta. Adesso è vuota, io me la sono riportata appunto anche per fare i video dei prodotti terminati. E questo qui appunto è uno spray che si spruzza e tendenzialmente non andrebbe neanche spalmato. Io però comunque l'ho sempre spalmato. Se non erro l'ho pagato 5,99 euro, incluso anche il doposole o l'olio, o lo lavante doposole, quindi un sorta di bagnoschiuma oleoso, oppure col latte solare, non mi ricordo, con la comunque idratante. E non so dirvi se mi è piaciuto tantissimo, perché non lo so, è finito in frettissima, cioè in 2 giorni questa bomboletta l'ho terminata. Infatti, dato che sono bianca, anche se prima di partire ho provato a fare 2 lampade leggerissime, mi sono bruciata lo stesso, ma vabbè, la mia pelle è così. Ho comprato e non si legge più perché spalmandolo con le mani di crema, comunque questa marca qui, Parasol, ho preso questa protezione 30, ne ho ancora un pochettino. E questa qui, senza parabeni, adesso non si legge più, la vendono in Francia, senza parabeni e water resistant. È un prodotto appunto della Laboratoire Dermoisan. Questo qui, pagato 9,98 euro, magari costa anche meno, però ovviamente comprandolo al mare costa di più. E ho dovuto usare quasi sempre la 30 perché la mia pelle purtroppo quest'anno non riusciva a non bruciarsi, cioè continuava a bruciarsi. E ahimè, appunto, sono andata avanti con la protezione 30. Vedete che sono ancora un po' rossa, anche se sono tornata da qualche giorno, sono tornata domenica, considerate che oggi è mercoledì, sono ancora un po' rossa. Vabbè, comunque la protezione, io la 50 veramente mi rifiuto di metterla, non è possibile, non posso mettermi la 50, veramente torno bianca. Di 50 l'unica che ho utilizzato è stata questa qui, che mi serve, purtroppo si è rotta, è uno stick che mi sa che fra un po', il prossimo anno forse dovrò comprare, della BC, sempre che ho acquistato sempre alla L'Oreal, non mi ricordo più quanto l'ho pagato, forse 2,99, però non l'ultima volta, la volta prima, quindi l'anno scorso. E io lo metto sulle orecchie perché se no me le brucio, all'attaccatura dei capelli perché se no me la brucio, e nelle zone in cui mi ustiono, cioè se proprio c'è una zona dove sono proprio bruciata che mi brucia la pelle, allora anche se magari su tutto il resto del corpo metto la 30, lì metto lo stick 50 a protezione. Lo stick 50 io sono anni che l'ho comprato della Kiko, e questa volta invece che l'ho trovato della Vichy l'ho acquistato della Vichy. Comunque tutte e due andavano molto bene, cioè tutte e due mi sono trovata veramente bene. Dopo la protezione 30 ho utilizzato la 20, questa qui della Hawaiian Tropic. È un olio con protezione 20, ne ho ancora, non è finito, siamo qua. Prodotto che si trova in Italia, ma questo se non sbaglio l'avevo acquistato all'estero, ormai si è tutto cancellato. È fantastico, io adoro la Hawaiian Tropic, mi piace tantissimo. Come prezzi non è economicissima, non è neanche carissima. Questo se non erro l'avevo pagato sui 13 euro. Più o meno i prezzi si aggirano con la cifra lì, ovviamente più le protezioni alte più costano. Mi piace tanto, dice che sta di cocco, anche se cocco non lo so, ha un profumo un po' strano, un po' sintetico, però mi piace come prodotto. E questo è un prodotto che ricompro ogni anno e che mi riporto sempre dietro. L'ho utilizzato nella protezione 20. L'olio non mi fa bruciare, sì, magari si arrossa un po' la pelle, però il giorno dopo comunque si vede che è bella abbronzata. È la protezione più bassa che sono riuscita a mettere solo l'ultimo giorno e solo sulle gambe, e la protezione 15, questa qui l'avevo acquistata l'anno scorso sempre a Mallorca e quindi è un residuo dell'anno scorso, però ne ho ancora, vedete, fin qua, perché ne metto veramente poca, con vitamina E, aloe, anti-aging, sempre comunque un olio con protezione. E anche questo mi piace, però preferisco sempre la Hawaiian Tropic. Un prodotto invece che mi sono portata dietro ma non ho utilizzato è questo, sempre della L'Oreal, la protezione 15 latte spray, ma ahimè non sono proprio riuscita a utilizzarla perché la 15 ho messo solo l'olio direttamente, perché ho detto almeno per un po' di colore, sennò qua rimango bianca. Come ultimi prodotti vi parlo, vabbè, idratante labbra, ho portato un burro cacao normalissimo quest'anno che ormai è agli sgoccioli. E ho portato il mio amato doposole che ho terminato. Questo doposole lo compro sempre da anni, è della Delice Solaire, è un doposole in gel, non so se ce n'è più, però
è fatto a consistenza gel, lo si può mettere nel frigo e fa un effetto freschezza immediata, quindi si assorbe bene, contiene aloe vera e pantenolo, ovviamente non è che contiene solo quello, però io mi ci trovo bene, costa intorno ai 3-4 euro, non lo pagate tantissimo, è fantastico, 250 ml, la marca è della Mil Mil. E un altro che ho portato è l'Equilibra Aloe Dermogel Multiattivo. Di solito prendo la confezione quella grande, quindi full size, però ho trovato dentro un giornale questa qui, e dato che la full size costa 9 euro, questa l'ho pagata 1,99 euro, ho fatto che prendere questa e portarmi solo questa, è da 75 ml, ma l'ho terminata, io sono arrivata all'ultimo giorno tra me e il mio ragazzo che abbiamo terminato tutti e due a forza di cospargerci, perché ahimè appunto essendomi un po' bruciata, e l'ho terminata, però ne avevo ancora del doposole, ne avevo ancora un residuo di fondino dell'anno scorso, quindi sto continuando a metterlo, sia quello e sia anche questa qui dell'Avon, che ne ho ancora tanto così, ma conto di finirla quest'anno perché è un po' di anni che ce l'ho. E un doposole, versione da 400 ml, ho evitato di portarmelo solo per evitare di portarmi i pesi, però questa è proprio fatta a crema, idratante, buona, una buona profumazione, lascia un po' la pelle appiccicosa, che è una cosa che a me non piace tanto. Ultimo prodotto che avrei voluto portarmi, ma ahimè mi sono dimenticata perché ho fatto la valigia all'ultimo, è questo qui della Vichy, che però come vedete sto utilizzando già adesso, lo sto utilizzando sotto la doccia, perché è un prodotto da utilizzare sotto la doccia, è l'Ideal Soleil dopo sole sotto la doccia o su pelle asciutta. È un olio che lascia una sensazione un po' particolare, non so ancora se mi piace o non mi piace, il profumo è buono, sa di monoitiere, comunque quei classici profumi dell'estate, va utilizzato sia sotto la doccia che anche così a secco. Io l'ho però utilizzato due volte sotto la doccia, perché essendo tornata bruciata un po' per fare un po' un effetto lenitivo, e lascia la pelle un pochettino, appena usciti, un pochettino tra virgolette unticcia, però poi si assorbe, cioè adesso vedete che non rimane appiccicosa né unta. Se non erro, adesso non mi ricordo quanto l'ho pagato, ma intorno ai 5-6 euro, 7 euro forse. Ve l'avrò comunque detto nel video dell'acquisto appunto alla Lore, all'ultimo acquisto, anzi sul sito della Lore, all'ultimo acquisto fatto. E il pezzo forte ovviamente è lui, il mio caro amato Bilboa, che da quando ho memoria, quindi penso dalla nascita, utilizzo, vabbè la nascita no, però... da quando esiste il Bilboa Doccia Bronze, quest'anno l'ho preso nella profumazione menta glaciale, che è quello più rinfrescante, non lava via la bronzatura, l'ho pagato scontato 1,99 euro, e lui è l'estate, lui è proprio l'estate, non c'è niente da fare. Ovviamente adesso continuerò a utilizzarlo per mantenere un po' la bronzatura che ho preso, anche perché se no se ne va subito. E niente, questi erano tutti i miei prodotti, è stato un video un po' lungo, però mi è piaciuto, cioè preferivo farvi vedere bene nel dettaglio che cosa utilizzo, io vendo la pelle chiara. E fatemi sapere se conoscete questi prodotti, se li avete utilizzati e come vi siete trovate. Le vacanze sono finite, ma io ho ancora questa settimana di ferie e quindi me la godo abbastanza. E cercherò, magari se riesco, di prendere ancora un pochino di colore. Vi lascio nell'info box la mia pagina Facebook, Instagram e Google+. E se volete rimanere in contatto con me, fatemi sapere anche come mi sta questo rossetto. Anche se gli aranciati, io non li amo, però questo è bellissimo, mi piace un sacco. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!